Buongiorno a tutti, ciao Mario. Mi dici gentilmente le previsioni per i prossimi 10 giorni, Guarda, io un sperando freddo. che il freddo se ne vada un Guarda, po'. ho freddo prima perché fa veramente freddo, e poi Vedi vicino a me, te è freddo. freddoloso per simpatia, ho super freddo. Beh, a proposito di freddo, nei prossimi giorni ci saranno due ondate di freddo, una semiseria e una seria. Semiseria quella tra venerdì e sabato prossimi, quando un nucleo di aria polare appena freddo raggiungerà, come al solito, i Balcani, poi l'Adriatico. Temperature che calano sull'Adriatico, qualche spruzzata di neve fino a quote 300-500 metri, so, Abruzzo, Molise, Lucania, Campania, ma direi diciamo un centimetro, e 600-800 sulla Calabria, sulla Sicilia, niente di altro se non il freddo sulle regioni adriatiche perché calano le temperature per venti di bora. Sul Piemonte e Lombardia probabili venti di fen. Invece poi arriva per 2 giorni, per domenica e lunedì, l'anticiclone dell'Azzorre per Primi di farsi bello, febbraio. sì, così tanto per farsi vedere, sta appena 2 giorni, ma tra l'uno e due arriva il nucleo di aria artica. Dall'Alaska addirittura attraversa tutto l'Oceano Atlantico, si carica quindi di umidità, arriva come al solito sui Balcani, come al solito scende fino all'Adriatico, come al solito questa volta invade tutta l'Italia tranne la regione di nord-ovest, dove vi sarà ancora diciamo fenne sulle regioni di nord-ovest, freddo sul resto d'Italia, questa volta nevicate un po' più serie su Abruzzo, Molise, Lucania, Campania, fino addirittura a 200-300 metri, sulla Calabria, sulla Sicilia oltre 600-800 metri. Grazie mille, ciao Grazie a Mario. te, grazie a te.